Buongiorno ragazzi, vi faccio questo videozzo. Ci suoniamo tutto questo libro, Nirvana, Hal Leonard, Guitar Play Along, un po' di pezzi di Nirvana. Facciamo qualche riff da strada dei Nirvana. Da strada perché si imparava in strada, dai ragazzi più grandi in compagnia. Correva l'anno 1991, io dovevo ancora compiere 10 anni, l'avrei compiuto in dicembre. Quell'anno esce Nevermind dei Nirvana, il Black Album dei Metallica, vi faccio giusto qualche titolo così. I due User Illusion dei Guns N' Roses. Ora, voi capite che un ragazzino di 10 anni ha degli idoli, ha dei miti, ha un'esaltazione dentro che esplode e quindi questa esaltazione viene indirizzata verso quelli che sono i suoi idoli. E quindi vi ho fatto tre nomi a caso, aggiravi tutto il giorno in bicicletta e i miti erano la Cagiva Mito 125, la Aprilia RS Estrema, sempre per rimanere sulle moto da strada, l'Honda CR, la Yamaha YZ c'era, la KTM che era bianca, la KTM, cattiva, ossuta, col faro davanti quadrato, a enduro, non come le KTM che fanno adesso, tutte piene di plastica. Non si capisce neanche più se sono scooter, se sono moto. Quindi la moto da cross. Poi c'era la Suzuki RM, la Kawasaki KX. Questi erano i miti. Tanto per capire un po' l'indirizzo che poteva prendere un ragazzino di 10 anni esaltato. Capito? Ora avete voglia di dire che anche oggi c'è la musica di qualità, basta saperla cercare. A parte che nessuno riesce a inviarmi dei link di musica di oggi di qualità, ascoltabile. Poi dicono devi andarla a cercare, ho capito che devi andarla a cercare, ma all'epoca questi album qui non è che devi andarla a cercare, erano gli album che ascoltavano tutti. La massa ascoltava i Nirvana, i Metallica, i Guns N' Roses, eccetera, eccetera. Quindi andavi a fare le vacanze d'estate e c'era l'amico più grande di tuo fratello che passava l'estate lì da te in casa, a Pietro, scherzavamo, aveva la Fiat Uno che quando frenava gli cascavano i fari davanti, aveva la passione della batteria di Lars, dei batterista dei Metallica. Questo era, crescevi con questi miti. C'erano gli Iron Maiden. Quell'anno usciva Fear of the Dark degli Iron Maiden. Qualche anno dopo esce Big Ones degli Aerosmith. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non stiamo a menarcelo, ragazzi. È stata una fortuna. La fortuna di essere riuscito ad avere l'opportunità di andare a comprare questi album appena usciti. Erano freschi. I Nirvana erano freschi. Capito? Il Black Album l'ho comprato alla cassetta. Ho la sensazione esatta, tattile e odorosa di quella cassetta quando la metti e parte il primo pezzo. Quindi si imparava a suonare la chitarra sui bassi, fondamentalmente, sesta corda. La corda principale era la sesta, perché imparavi i riff. E quindi cercavi i riff a orecchio con un dito sulla sesta corda. Poi aggiungevi la quinta. Quindi si suonava sui tre bassi, fondamentalmente, perché il riff era fatto sui bassi. Neanche gli accordi venivano dopo, c'era la linea melodica del riff sui bassi. E quindi All Apologies, primo pezzo che mi dice qui, sesta in re. Tutta la chitarra è accordata mezzo tono sotto, doveva essere, e c'era la sesta in re. Suoneremo principalmente degli ottavi, tot 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 tot, to, in tutto il libro, perché in Nirvana erano principalmente ottavi. Gli ottavi sono potentissimi, dovete studiare gli ottavi. Sto preparando il corso di ritmica, lo farò uscire come i due di fingerstyle che sono disponibili, scrivetemi su chitarradisagio@gmail.com se siete interessati. Sempre prezzi da case popolari, sempre da strada. E lo farò uscire, siccome è grosso, perché ritmica è un argomento, non voglio fare un corso con quattro cose buttate lì, no. Una dispensa di questo corso, un blocco, sarà solo sugli ottavi. 2 ore di video, 15 PDF, solo sugli ottavi. Dovete studiare gli ottavi bene per dominare la ritmica. Gli ottavi sono potentissimi. E ve lo dimostra il fatto che se voi entrate dentro una classe di prima elementare e suonate degli ottavi, suonate un rock and roll in ottavi, tempo 3 secondi netti, tutti stanno ballando. È chiaro?
qui, All Apologies dei Nirvana. Il giro è fondamentalmente questo. Questo era il riff, la linea melodica che cercavi orecchio. Poi è inframmezzato da qualche basso. Scusate, ma non me li ricordo più, li leggo al volo, lo leggiamo insieme. Quindi, ottavi, e quindi questo era il riff, linea melodica, pelo più veloce. Sempre avanti così, all'incirca, e poi c'era il chorus, dove dice in the sun, I feel as one, che era sul sol. In the sun, I feel as one, in the sun. Chiaramente urlato, con l'urlo di Kurt Cobain, attenzione, che è un vero urlo di dolore, Tant'è vero che poi questo qui si è sparato un colpo di fucile in bocca. In the sun, I feel as one. In the sun, in the sun. Il sole là. Ricordo che questa canzone, prima liceo, quindi 94, sì, 94, 95, la professoressa di lettere, mossa da un moto sentimentale nei confronti di questi studenti scalmanati e sciamannati, di cui io evidentemente ero un esemplare, diciamo, da prendere anche come esempio di studente sciamannato e scalmanato, uno standard, ecco, mi veniva la parola, disse di scrivere un testo, una lettera, un tema, un qualcosa che ci rappresentasse. E questo tema, invece di fare le quattro facciate canoniche, poi io ero anche bravo a scrivere i temi, l'unica cosa che sapevo fare era scrivere i temi. Scrissi il testo dei Nirvana, di All Apologies, che parla fondamentalmente, lui dice, sono nel sole, sarò me stesso, cioè parla di suicidio, cosa che poi realmente materializza Kurt Cobain, no? E questa professoressa, mi ricordo che rimase scioccata, mi scrisse una lettera, a penna, una lettera che io non manco mai capito cosa c'era scritto, perché aveva una calligrafia incapibile. Caro Pietro, non lo so, professoressa, a me non interessa, a me interessavano i Nirvana, mi interessavano i Guns N' Roses, i Metallica, mi interessava tirarmi giù il riff di For Whom the Bell Tolls, questo mi interessava, passarmi l'estate anche con gli amici di mio fratello, mi ricordo i miti erano quelli dei compagni di mio fratello, questo amico di mio fratello che veniva a passare l'estate da noi, su in campagna, che lui aveva la passione della batteria, di Lars, aveva la Fiat Uno che quando frenava cascavano i fari davanti. A Pietro, au, a te, ci divertivamo a fare il romanesco, troppo ridere. Quindi a me cosa me ne frega di quello che mi scrive la professoressa. Io, professore di lettere, ebbi l'unico professore della mia vita, fu un professore di lettere alle scuole medie, il mitico professor Zenari, quello è stato l'unico professore che ho avuto. Professoressa di lettere del liceo non mi interessava, quindi la lettera non ho manco capito cosa c'era scritto. Secondo riff,
Torniamo con la sesta in Mi. Ora qui muoviamo sesta, terza. C'ho anche. Questo era uno dei primi riff che si imparavano, uno dei primi. Come As You Are, anno 91, di nuovo in Nevermind. Quello precedente invece era in Utero, l'album, che a me piace ancora di più. Gusti personali. Invece i veterani, quelli che venivano, quelli nati negli anni 70, invece preferivano Bleach, più duro. Inutro era già troppo melodico. A me piace Puccini, figuratevi, a me piace di più Inutro. Anche Nevermind mi piace molto. Bleach mi piace meno. Non sono un purista, un puritano, di quelli che dicono, no, è troppo morbido, no. Mi piace November Rain, quindi non stiamo neanche a discutere. Come As You Are era uno dei primi riff che si imparavano, di nuovo su sesta e quinta corda. As you are, as a fool, as a... Poi c'era il pre-chorus. E poi c'era ancora qualche parte, se non erro, sì. Un'altra cosa che si imparava subito era il power chord. Ma di nuovo, perché derivava dai bassi. E poi andare a metterci questo. E poi in seguito aggiungevi il mignolo, ma era già un power. Questa era Come As You Are. Andiamo avanti, che sennò qui ci stiamo tutto il pomeriggio. Heart Shaped Box. Ecco, questa era di In Utero di nuovo. Questa vediamo un po' com'è. Ah, sesta in Re. Di nuovo. Cosa faceva? Del nucleo. Il riff principale, di nuovo in ottavi. Attenzione, qui abbiamo questo accordo di Fa, power chord, lo facciamo tutto sul terzo tasto. Hey.
sera. Sui stessi accordi, ma con questo bending di mezzo tono. Ottavi, melodie semplici, ripetitive, riff, musica potentissima. Questo era Heart-Shaped Box. Parti su questo. Poi cosa c'è? Lithium. Lithium di nuovo. Se non erro, era in Nevermind. Lithium com'è? Ancora più asciutto, quindi questo era il riff di Lithium. I'm so happy when I made of my friend and then I'm so ugly, cause you know, na-na-na-na. Pre-chorus. Uguale. Sempre uguale. Il chorus. Basta, queste sono le parti. Poi cosa c'è? Lake of Fire. Lake of Fire mi ricordo bellissimo, ecco un altro album bellissimo, è stato l'Unplugged, l'MTV Unplugged di Nirvana. Il solfeggio non mi quadrava, non, a memoria non me lo ricordavo. Pam 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 pam. Però il solfeggio ce lo riporta subito alla memoria. Mm-hmm.
sto leggendo. Mi segna così, dovrebbe essere così. Lake of Fire, non mi ricordo più però. Ho memoria di questi suoni sull'Unplugged di New York, ma bisogna che me lo vada a sentire. Unplugged di MTV, sì, Unplugged di New York. Poi c'è The Man Who Sold the World. Questo era il riff. Che potevi cantarle anche senza sapere le parole. Bastava fare questo. Eri già soddisfatto. Poi c'era Rape Me, di nuovo da In Utero, siamo quasi in fondo. Qui mi dice, vabbè, sempre, siamo sempre mezzo tono sotto, noi siamo normali, vabbè. 4 ghost. Quindi là, power di Do, Mi. Quindi la power di la do e power di sol. Qui in realtà mi dice la do sus 2, mi sus 4, così la segna. Segna così. Se
siete giovani, sui 12-13 anni, avete voglia di, dovete ribellarvi, siete incazzati, avete energia da dare, ascoltatevi Nutro di Nirvana. Queste sono le parti. Aid me. Ah, poi c'è il bridge. E poi c'è Smells Like Teen Spirits di nuovo. Mi pare fosse la traccia di apertura, se non erro, di Nevermind. Potentissima, vabbè, classico riff. E qui imparavi che dovevi fare il power mutando tutte le corde che non ti servivano. Palm muting sulla classica, questo suono qui anche sulla classica era già hard rock, era già metal. La cavalcata anche fatta sulla classica, questo era il metal che si faceva sulla strada. Tante maglie, chitarre scabecce, Honda CR, Kajiva Mito, questi erano i miti, e quindi poi capite tante cose di quella generazione, di quella generazione. So che tanti utenti del canale sono di quella generazione, ma non è un'operazione di nostalgia, ragazzi. Io non sono per niente nostalgico, sto benissimo nel presente, ma sono contento di aver formato le mie mappe cognitive durante quegli anni. Sapete quanti ragazzini mi dicono: avrei voluto nascere in quegli anni lì, negli anni 80, negli anni 90. Per forza ora esce il singolo di Annalisa Marrone, all'epoca usciva Black Album, Nevermind, User Illusion 1 e 2, ora esce il singolo di Fedez e Annalisa Marrone. Dai ragazzi, basta, chiudiamo il video così. Me ne vado a mangiare. Sayonara, alla prossima.